In occasione del 40° anniversario della morte di Antonio Gramsci, si sono tenute alcune giornate in suo onore a Cagliari, a Ghilarza e ad Ales. A Ghilarza, Gramsci trascorse l'adolescenza e qui, nella casa dove abitò, è stato allestito un museo a lui dedicato. Sempre a Ghilarza, nel castello aragonese, in una mostra hanno esposto tra gli altri Treccani, Mucchi, Migneco, Zancanaro, Caruso, Sassu e Leddi. L'infanzia trascorsa da Gramsci a Ghilarza, la lunga e dolorosa permanenza nel carcere di Turi. Questi i temi principali trattati dai sette artisti, in gran parte ispirati alle pagine di un libro ormai classico, Le lettere dal carcere. Cara Giulia, tu sbagli se credi che io da piccolo avessi tendenze letterarie e filosofiche. Ero invece un intrepido pioniere e non uscivo di casa senza avere in tasca dei chicchi di grano e dei fiammiferi avvolti in pezzettini di tela cerata per il caso che potessi essere sbattuto in un'isola deserta e abbandonato ai miei soli mezzi. A 7 anni avevo letto Robinson e l'isola misteriosa. Ero poi un costruttore ardito di barche e di carretti e conoscevo a menadito tutta la nomenclatura marinaresca. Ero un infaticabile cacciatore di lucertole e di serpi che davo da mangiare a un bellissimo falco che avevo addomesticato. Ho incominciato a lavorare da quando avevo 11 anni, guadagnando ben 9 lire al mese. Ciò che del resto significava 1 chilo di pane al giorno, per 10 ore di lavoro al giorno, compresa la mattina della domenica. E me la passavo a smuovere registri che pesavano più di me, e molte notti piangevo di nascosto perché mi doleva tutto il corpo. Ho conosciuto quasi sempre solo l'aspetto più brutale della vita, e me la sono sempre cavata, bene o male. Cara Tatiana, ho sempre la paura di essere soverchiato dalla routine carceraria. E questa è una macchina mostruosa che schiaccia e livella. Quando vedo agire e sento parlare uomini che sono da 5, 8, 10 anni in carcere e osservo le deformazioni psichiche che essi hanno subito, davvero rabbrividisco e sono dubbioso nella previsione su me stesso. Certo io resisterò, ma per esempio mi accorgo che non so più ridere di me stesso come una volta, e questo è grave. Vorrei, secondo un piano prestabilito, occuparmi intensamente e sistematicamente di qualche soggetto che mi assorbisse e centralizzasse la mia vita interiore. Ho pensato a 4 soggetti: una ricerca sugli intellettuali italiani, uno studio di linguistica comparata, uno studio sul teatro di Pirandello e un saggio sui romanzi d'appendice e il gusto popolare in letteratura. A Cagliari, nelle sale della Galleria d'Arte Moderna, Ernesto Treccani ha esposto una serie di disegni e di dipinti. La mostra, con il patrocinio della Regione Lombardia, è intitolata Omaggio a Gramsci. Scrivere e ricevere lettere è diventato per me uno dei momenti più intensi di vita. Mi dispiace molto di non poter essere vicino ai miei cari ragazzi e non poterli aiutare nel loro lavoro per la scuola e la vita. Caro Giuliano, io da ragazzo disegnavo molto,
ma i disegni erano piuttosto lavori di pazienza. Nessuno mi aveva insegnato. Riproducevo ingrandendole le figure e i quadretti di un giornalino. Cercavo anche di riprodurre i colori fondamentali con un mio sistema, non difficile, ma che domandava molta pazienza. Ricordo ancora un quadretto che mi costò almeno 3 mesi di lavoro. Un contadinello tutto vestito era caduto in un tino pieno d'uva, pronto per la pigiatura. E una contadinella tutta rotondetta e grassottella lo guardava tra spaventata e divertita. Per la mamma, il mio incarceramento è una terribile disgrazia alquanto misteriosa nelle sue concatenazioni di cause ed effetti. Per me è un episodio della lotta politica che si combatteva e si continuerà a combattere non solo in Italia, ma in tutto il mondo, per chissà quanto tempo ancora. Io non parlo mai dell'aspetto negativo della mia vita, prima di tutto perché non voglio essere compianto. Ero un combattente che non ha avuto fortuna nella lotta immediata. E i combattenti non possono e non devono essere compianti quando essi hanno lottato non perché costretti, ma perché così hanno essi stessi voluto consapevolmente. Le mie forze di resistenza stanno per crollare completamente. In questi giorni mi sento così male come non sono mai stato. Da più di 8 giorni non dormo più di 3/4 d'ora per notte e intere notti non chiudo occhio. È certissimo che se l'insonnia forzata non determina essa alcuni mali specifici, li aggrava però talmente e li accompagna con tali malesseri concomitanti che il complesso dell'esistenza diventa insopportabile. Qui non ha mai fatto molto freddo. Ci sono sempre dei fiori sbocciati. Non ho con me nessun uccelletto, ma vedo sempre nel cortile 2 coppie di merli e i gatti che si appiattano per prenderli. Ma i merli non pare se ne preoccupino e sono sempre allegri ed eleganti nelle loro mosse. Ecco, è la mano di Gramsci, disegnata da Ernesto Treccani. Un disegno molto raffinato, starei per dire quasi barocco. Per un concetto molto semplice, una mano che stringe una penna. Vedo un profilo qui, che sembra il profilo di una pagina dei quaderni del carcere. Questi quaderni che tutti abbiamo usato da ragazzi e che ritornano negli scritti di Gramsci con una presenza così intensa, così assoluta. Ecco qua vediamo la mano di Gramsci di nuovo sui quaderni, questi quaderni che hanno segnato tutta la nostra vita, questo possiamo dire ormai. Quando li abbiamo rivisti pubblicati in 4 grossi volumi nell'edizione integrale apparsa recentemente, noi abbiamo notato una cosa che sulle prime ci ha dato fastidio. C'era una sbarra quadra qua e là, magari a dividere anche una parola, e non si capiva bene a prima lettura cosa volesse significare. E poi abbiamo capito, significava che in quel momento Gramsci chiudeva una pagina, ne apriva un'altra, continuava a scrivere, e noi vediamo allora Gramsci dentro il carcere, dentro la cella, dentro questo buio, dentro questa ossessione che continuava a pensare, continuava a riflettere. Treccani fa un ritratto di Gramsci francamente irriconoscibile. Probabilmente ha voluto rappresentare, al di là di quella iconografia ben nota che è fatta soltanto di 2 fotografie, una fotosegnaletica, un'altra tolta fuori da un gruppo della redazione dell'Ordine Nuovo, ha voluto andare al di là di questa iconografia ben nota, sono fotografie persino logorate dall'uso. Dorfles parlerebbe veramente di un'obsolescenza arrivata all'estremo. Ecco, e ci ha restituito un Gramsci malato, un Gramsci che ritrova un viso da adolescente. Questa è una operazione certamente fatta con molta libertà artistica, che magari contraddice quest'altro disegno, perché questa, ecco, questa è veramente più realistica. Questo è il profilo di Gramsci come appare proprio nella fotosegnaletica fatta nel carcere quando venne arrestato nel 1926. È certamente molto diversa questa faccia da quella che abbiamo visto nel quadro, ed è diversa anche da quest'altra che si vede in quest'altro bellissimo abbozzo, come lo chiamiamo, abbozzo, diciamo che è un quadro finito, perché tutto è veramente finito qua dentro. Qua non ci sono disegni preparatori per un'opera che poi deve essere fissata in una sola tela, è tutta un'opera che noi vediamo nel suo farsi, ed ecco che ci appare ogni volta conclusa, e qua il discorso è veramente concluso. Questo volto veramente di prigioniero torturato, questa
questa immagine che domina una tela appena segnata, questo letto così tratteggiato appena, così ingombrante, così rappresentativo di quella che fu la vita di Gramsci in carcere, e lassù, appena accennata quella finestrella, quelle sbarre, lì si concluse veramente la vita di Antonio Gramsci, anche se doveva uscire ormai senza più speranza dal carcere per morire 2 anni dopo di consunzione.